Ecco, siamo tornati in studio e abbiamo visto che all'interno, che un'azione di guerriglia, ma veramente un'azione militare in piena regola, con personale addestrato, lo chiamano personale, chiamano terroristi, chiamano come ci pare, di fatto era un comando ben addestrato che in pochissimi secondi ha ucciso la scorta di Aldo Moro e sequestrato l'onorevole. Un comando all'interno del quale pare ci fosse anche un sottotenente di origine russa. Il sequestro dura 55 giorni. Dopo 55 giorni Moro viene trovato morto all'interno della R4 rossa in via Fani. Ecco, io a questo punto partirei col filmato, così poi parliamo anche dell'omicidio, del ritrovamento dell'onorevole Aldo Moro. Qui. Lo scopo dichiarato delle BR era quello di colpire la DC, chiamata Regime Democristiano, cardine in Italia dello Stato imperialista delle multinazionali. Quanto al Partito Comunista, esso rappresentava non tanto il nemico da attaccare, quanto un concorrente da battere. Nell'ottica delle BR, il successo della loro azione avrebbe interrotto la lunga marcia comunista verso le istituzioni, per affermare la prospettiva dello scontro rivoluzionario e porre le basi del controllo BR della sinistra italiana, per una lotta contro il capitalismo. Stando a quanto dichiarò nel 1990 Mario Moretti, sembra che le Brigate Rosse volessero invece colpire l'artefice principale della solidarietà nazionale e dell'avvicinamento tra DC e PCI, la cui espressione sarebbe stata il governo Andreotti IV. Stando sempre a quanto dichiarato da Moretti, per le BR era rilevante sia il fatto che Moro fosse presidente della DC e che fosse da 30 anni al governo, sia l'urgenza di un'alternativa al governo della solidarietà nazionale. Un altro brigatista presente in Via Fani, Franco Bonisoli, disse che l'organizzazione aveva anche studiato la possibilità di rapire Andreotti, ma che poi abbandonò questa opzione perché questi godeva di una protezione di polizia troppo forte per la capacità dei brigatisti. Andreotti, su specifica domanda, ha poi dichiarato di essere stato all'epoca non scortato. Durante i 55 giorni del sequestro Moro, le Brigate Rosse ricapitarono 9 comunicati, con i quali, assieme alla risoluzione della direzione strategica, ossia l'organo direttivo della formazione armata, spiegarono i motivi del sequestro. Questi erano documenti lunghi e a volte poco chiari. Nel numero 3, ad esempio, si dice: l'interrogatorio, sui contenuti del quale abbiamo già detto, prosegue con la completa collaborazione del prigioniero. Le risposte che fornisce chiariscono sempre più le linee controrivoluzionarie che le centrali imperialiste stanno attuando. Delineano con chiarezza i contorni e il corpo del nuovo regime che nella ristrutturazione dello Stato imperialista delle multinazionali si sta instaurando nel nostro paese, che ha come perno la Democrazia Cristiana. E ancora, Moro è anche consapevole di non essere il solo, di essere appunto il più alto esponente del regime. Chiama quindi gli altri gerarchi a dividere con lui le responsabilità e rivolge agli stessi un appello che suona come un'esplicita chiamata di correità. Le Brigate Rosse, nel comunicato 8, propongono di scambiare la vita di Moro con la libertà di alcuni terroristi in quel momento in carcere, il cosiddetto fronte delle carceri, accettando persino di scambiare Moro con un solo brigatista incarcerato, anche se non di spicco, pur di poter aprire trattative alla pari con lo Stato. Un riconoscimento arrivò quando Papa Paolo VI, amico personale di Moro, in data 22 aprile, rivolse un drammatico appello pubblico, col quale supplicava in ginocchio gli uomini delle Brigate Rosse di rendere Moro alla sua famiglia e ai suoi affetti, specificando tuttavia che ciò doveva avvenire senza condizioni. La politica si divise: da una parte il fronte della fermezza, composto da Democrazia Cristiana, Partito Liberale, Socialdemocratici, e con particolare insistenza del Partito Repubblicano, il cui leader La Malfa proponeva addirittura il ripristino della pena di morte per i terroristi. E poi c'era il fronte possibilista, nel quale spiccavano Bettino Craxi, i radicali, la sinistra non comunista, i cattolici progressisti, uomini anche di cultura come Leonardo Sciascia. Partito Comunista Italiano e Movimento Sociale Italiano, anche se con atteggiamenti diversi, erano gli estremi del no alla trattativa. Prevalse il fronte della fermezza. Il 9 maggio, dopo 55 giorni di detenzione, al termine di un processo del popolo, come venne chiamato, Moro fu assassinato per mano di Mario Moretti. Moro fu assassinato per mano di Mario Moretti, con la complicità di Germano Maccari. Il cadavere venne ritrovato il giorno stesso, in una Renault 4 rossa, in via Caetani, piano centro di Roma. Moro venne fatto alzare alle 6, secondo il racconto dei brigatisti, fatto 10 anni più tardi. La scusa era quella di essere trasferito in un altro covo. Franco Bonisoli ha invece raccontato che a Moro venne riferito di essere stato graziato e quindi liberato. Una bugia definita dallo stesso brigatista pietosa, detta per non farlo soffrire inutilmente.
venne infilato in una cesta di vimini e portato nel garage del covo di via Montalcini. Fu fatto entrare nel portabagagli di una Renault 4 rossa targata Roma N57686. Venne coperto con un lenzuolo rosso. La vettura era stata rubata alcuni mesi prima. Mario Moretti allora sparò alcuni colpi, prima con una pistola Walther PPK calibro 9, poi con una mitragliatrice calibro 7,65, con cui sparò una raffica di 11 colpi che perforarono i polmoni dell'ostaggio, uccidendolo. Per molti anni, fino alla confessione di Moretti, si era invece pensato che a sparare fosse stato Gallinari. Alcune incongruenze riguardarono la modalità di esecuzione. Seppure la pistola, che inizialmente venne adoperata per sparare a Moro, poteva essere silenziata, difficilmente lo poteva essere la mitraglietta. Il silenziatore non permette la soppressione totale del rumore. Una volta eseguito il delitto, l'auto con il cadavere di Moro fu portata da Moretti e Maccari in via Caetani, senza effettuare soste, vicino alla sede di DC e PC, dove fu lasciata parcheggiata un'ora dopo. Dottor Socci, riprendiamo da lei. 55 giorni di prigionia, un processo definito dal Tribunale del Popolo, una richiesta di scambio merce, scambio detenuti Aldo Moro, dove si forma anche il fronte politico che non cede ai ricatti. È un falso problema, perché? Perché è logico che lo Stato non può trattare con i terroristi, cioè si è fatto capire che se lo Stato avesse trattato riconosceva i terroristi. No, lo Stato deve prendere tempo, affinare la sua azione di polizia giudiziaria o militare, in questo caso qui a seconda di come si vede la cosa, per poi assestare il colpo finale. E quindi il partito della non trattativa era anche quello eterodiretto, secondo me. Cioè, sostanzialmente noi abbiamo visto Craxi, che poi non era, era quello che poi era schiacciato dal compromesso storico, sostanzialmente. Era quello che era, diciamo così, l'anello più debole. L'anello più debole. Comunque Craxi fece delle affermazioni di trattativa. E forse era più statista Craxi che la Democrazia Cristiana. Ma io voglio fare un'altra riflessione che mi è venuta in mente, perché io nel 78 ho vissuto quei fatti in prima persona, perché era il primo anno in cui stavo a Roma e quindi sentivo proprio l'aria che si girava in giro, eccetera. Il generale Dalla Chiesa, la fine del terrorismo e perché è stato ammazzato il generale Dalla Chiesa. Voglio mettere altra carne al fuoco. Allora, se noi prendiamo le Brigate Rosse come banda così capace e invincibile, le Brigate Rosse crollano come burro al calore quando il generale Dalla Chiesa dà un ordine semplice: sparate. Il generale Dalla Chiesa dà ai suoi uomini un ordine tassativo: nel caso di conflitto a fuoco con le Brigate Rosse avete l'obbligo e il dovere di sparare e di non fare prigionieri, perché dovete difendervi, perché lo Stato ci dà l'uso legittimo delle armi, perché sono una banda di criminali. Da allora i terroristi, che non erano poi così organizzati, eccetera, erano quattro scalmanati che al primo schiaffo, al secondo schiaffo sarebbero crollati. Ecco, da allora i terroristi iniziarono a consegnarsi al generale Dalla Chiesa, perché erano dei pavidi, sostanzialmente questo bisogna dirgli. Ecco, tutta questa grossa banda, la strategia di grande capacità, crolla come neve al sole. E il generale Dalla Chiesa poi, che poi dopo ha sconfitto tutto il terrorismo, eccetera, va a Palermo e viene ammazzato non per la mafia, come si dice, il generale Dalla Chiesa viene ammazzato per quello che sapeva e che poteva rivelare sul terrorismo. Mettendo in relazione questi due fatti, noi forse riusciamo a capire qualcosa anche sul sequestro Moro, il perché, il come, chi lo ha eterodiretto, eccetera. Il sequestro Moro è uno dei misteri italiani ed è gravissimo che coloro che hanno comunque compartecipato, naturalmente da defilate a livello secondario, sono tutti liberi. Se non dicono tutta la verità, non si può dare libertà a queste persone che hanno fatto stragi, terrorismo. Avvocato, sì. C'è stato anche poi l'appello di Paolo VI ai terroristi, sì, affinché liberassero Moro.
Ma che ruolo può aver giocato il Vaticano in tutta questa vicenda? Ma io credo che abbia giocato un ruolo importantissimo. Effettivamente il 22 aprile del 78 il Paolo VI fece questo appello in cui chiedeva espressamente di liberare senza condizioni, però è questo da sottolineare, il grande statista Moro. Il punto qual è? L'aspetto insomma che sottolineò fu quello appunto senza condizioni, cioè non doveva scendere lo Stato in modo indiretto. C'era questo messaggio non tanto subliminare, nel senso molto diretto, in cui diceva allo Stato che non doveva scendere a dei compromessi. Effettivamente questa dichiarazione fu molto contestata, perché poi c'era una parte del governo che era forte, diceva che non si doveva, non faceva pugno forte e quindi non si doveva scendere a compromessi. Un'altra parte, come quella ad esempio del PSI, dove c'era appunto Craxi, che voleva scendere a delle trattative. E con questa posizione del Vaticano così chiara e diretta ci fu un ulteriore limite a quello che era la volontà per poter chiudere in modo diverso la trattativa sul caso Moro. Generale, il partito della non trattativa, poi di fatto aveva uno scopo forse, quello di far uccidere Moro. Moretti, in maniera molto sintetica, abbiamo 2 minuti. Moretti si è sempre dichiarato di non essere etero diretto. Dietro di lui non c'era nessuno. Dietro Andreotti e compagni, perché lui era il presidente, sembra che non ci fosse nessuno. Questo partito della fermezza o linea della fermezza, anche quello è stato etero diretto, a mio avviso. Perché poi le cose sono cambiate in quei 55 giorni. Dal 16 al 15... Poi, 16, nella seconda puntata dedicata al caso, parleremo dei 55 giorni. Perché è importante seguire passo passo, esatto. Dal 16 in poi, quelli che hanno fatto e quelli che non hanno fatto i nostri politici. Esatto, di questo ne parleremo nella seconda puntata dedicata ad Aldo Moro. Beh, purtroppo il tempo di questa prima puntata è volato. Generale, io la farò una parlare cosa sola, la prossima se puntata. Posso dire, dica, sulla trattativa, proprio perché mi è venuto in mente adesso. Sulla trattativa è logico che lo Stato non deve trattare in prima persona, lo Stato ha i servizi segreti che sono fatti apposta per trattare. Bravo, bravo. I servizi segreti che hanno trattato con alcuni sequestri nei paesi islamici, eccetera. E poi con Ciro Cirillo ci fu la trattativa tramite la Camorra. Cioè, la trattativa è un falso problema. La trattativa non è che lo Stato veniva meno, riconosceva i terroristi. La trattativa serviva per prendere tempo per assestare il colpo finale. Ne parleremo anche di questo nella prossima puntata. Perché il tempo purtroppo è tiranno, generale. Abbiamo finito? Dobbiamo salutarci. Ne approfitto per salutare prima lei, generale, la ringrazio per essere stato con noi. Ringrazio l'avvocato Silvia Bartolini e naturalmente ringrazio il giudice Angelo Matteo Socci. Nella prossima puntata, come detto, parleremo dei 55 giorni di prigionia di Aldo Moro, delle varie ipotesi che sono ventilate, delle trattative portate avanti e poi di questa strana indagine per arrivare al covo dove non si è mai di fatto arrivati. Bene, a questo punto mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Delitti e Misteri. Ciao a tutti.